strofina bene, Simo. Fa troppo ridere. Cos'è che... Quando gli hai detto LOL. Strofina bene. Ma sì, che si scherza. Come, proprio come faccio io con i soldati, i nemici. Gli strofino bene anch'io. Ah, questo qui tra l'altro è più forte. Questo Madonna, è più... che cazzo mi sta succedendo? Questo è più forte, adesso che posso usare le... gli archi lunghi a cavallo, potrei usarlo. Direi. Sì, esatto. Cos'è? Cracked Western Bow? No. Questo glielo vendo, visto che non posso fonderlo. Allora, armi, così faccio prima. Ah no, archi sono qua. Eccolo qui, nobile arco lungo. Dovrei riuscire a usarlo a cavallo. Qui vendiamo adesso tutti i vestiti che fanno schifo. Puh. Come l'impero. Puh, l'impero. Puh. Esatto. Ah, ok, non c'è niente di buono qua. Vendiamo tutto. Ma esatto, un buon arco. Franco tiratore approved. Giustamente. Andiamo a vedere adesso. Ma quell'arco. Devo andare ancora. Allora, adesso devo andare ancora. Esattamente. Per vedere se c'è un'armatura migliore della mia. Anche se ho speso un po' di soldi, ma tanto guadagno come. Come non so cosa. Ah, questo il metto qui è molto forte. Costa però, costa 200... 247.000. Potrei prendere questo, che costa 54.000 e... Sì, chiaro, è un po' più debole. Anche se l'arco non fa l'arciere, ma... Io dai, tutto sommato me la cavo bene come arciere. Questo qui sembra ancora meglio. No, di poco. Per spendere 40.000, 50.000 non lo prenderei. Il mio è sempre meglio, quasi. Questo mi piace, però è più debole. Allora, no, non mi convince. E poi bellino questo, col ciuffettino sopra. Vediamo un po' questo. No. Armatura. Mamma mia. Guardate qua. Che bello. Mi dona, ragazzi, che ne dite? Secondo voi mi sta bene? Guardate che bel vestitino, poi con la barba. Donna barbuta sempre piaciuta. Oh yes. Guarda, un bel vestitino proprio. Vado in battaglia, le truppe e i capitani dopo sì che vengono con me. Dai, adesso andiamo. Ah, tra l'altro l'influenza sta per scendere qua. C'è un... Puta. Dica. C'è un capitano che si chiama Shumsan, scritto S-H-U. E cosa gli diresti tu? Shushu un cazzo. Ah, non Shumsan un cazzo. Come ingannare i nemici. Già. Dici che vai a destra e poi gira a sinistra. Ah giusto, ho già consegnato i prigionieri? Allora. Controlliamo, ma mi sa di sì. Sì. Ok, adesso torniamo subito dai Kuzeit. Immediatamente. Adesso che hanno meno soldati. E vediamo un po' se posso diminuirli ancora la guarnigione. Vai, andiamo da loro. Natun è da questa parte che sta reclutando truppe a Kuzeit. Combattimento tra patrol. E giù le mani dai patrol. Aiutiamoli, dai. Questo è un riscaldamento per le truppe.
Ah, siamo 79 follower, non 76. Ah, buono, ancora meglio, dai, ancora uno e arriviamo a 80, ragazzi. Tondi, 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 come dice Borghese. Poi vi diamo un biscotto. Cavalleria, tornate qui, lasciate che ci pensi la fanteria. State indietro e godetevi lo spettacolo. Deve fare tutto la fanteria. E gli arcieri anche. Io me ne resto qua a distrarre le truppe. Gli metto pressione da dietro, così non scappano dietro. Giusto. Vai, vai, ti faccio da bersaglio umano. Quegli arcieri lì non sono miei, sono dei patrol. Pam, spara, avanti. Olè. Vuoi testare la resistenza dello scudo? E tu? Beh? Ti sei incantato? Olè. Rip. È rimasto lì a fissarmi tutto il tempo, non sapendo cosa fare. Pensava che era lì che aspettava il mio attacco. Oppla, salto del cavallo. Bella la musica della vittoria Q8, vero? A me piace. Ciao Clovermoe. Il prezzo del gioco? Beh, direi che 50 sono un po' tanti, però io lo prenderei su All K Shop, che costa, lo puoi trovare anche a 30. E direi che per 30 ma perché potrebbe c'è ancora andare. Gente che lo compra su Steam. Ah, e benvenuto nella live. Anche il bot ti dà il benvenuto. Eh sì, c'è ancora gente che compra da Steam perché non conosce i siti che li vendono a prezzi scontati. L'hai guardato male, hai usato Haki del Re Conquistatore. Eh sì, probabilmente. Allora, tu diventerai, ti toglierai questo vestitino ridicolo. Che mi sembri, cos'è, secondo Mr. Chang, cosa somiglia a questo? Beh, già per 30 accettabile. Confermo, esatto. Anche secondo me. Sì, si aggira intorno a quella cifra lì. Però devi inserire anche lo sconto che ti dà All K-Shop. Sì, molte volte All K-Shop ti dà un codice sconto che ti permette di scontare il gioco, appunto. Ulteriormente. Eh sì. Ah, ho finito l'influenza. Ma tanto costano zero loro, dunque non è un problema. Allora, costo. Anche l'Itka, tornate subito qui. Ok, bravi. Ma che succede? Ah, sto parlando con i... Ma cosa? Perché surrender or die? Ok, siete i miei amici, figuratevi se vi attacco. Cari amici patrol. Anzi, mi avete fatto un favore perché avete fermato quei patrol nemici. Ah, di nuovo Nal. Ma mica ti avevo appena imprigionato, scusa. Torna qui. Vieni qua, facciamo conoscenza. Tanto sei a piedi, dove vuoi andare? Ci sono sempre 1000 difensori nel castello. Nal non lo faccio scappare comunque, perché... E dovrebbe essere lui il capoclan della sua fazione. No, Impero, stai indietro. O Van Gons. Ragazzi, ancora un follower e arrivo a 80 tondi, tondi, tondi. Ecco, lo sapevo. Guarda, te lo metterei io se non te l'avessi già messo. Mamma mia. Poveraccio, questo qui è rimasto da solo. Io volevo parlargli. Ma vabbè. Il sito per comprare si chiama All K Shop, che si scrive All K come chiave. Lo scrivi in shop. Sì,
Esatto, scrivilo te. All'attacco! Non posso usare l'arco lungo, quanto pare, cavallo. Strano, nonostante ho il perk. No. Esatto, quello che dicevo che era buggato. It's all over, Lawbreaker. Ma molti perk sono buggati, non solo quello. I'll take any stolen goods you have. The next move is yours. Pay your fine, or I'll haul you away. Grazie mille per il follow, Clover Moe. Adesso siamo 80 tondi tondi, come dice Borghese. Sei l'ottantesimo follower. Che bello fare cifra tonda. Mamma mia. Dai, ti dedico l'uccisione di questo soldato. Ecco fatto. Una croce con degli zoccoli di cavallo sopra. Vipon è stato. Null. Ho buttato giù Null. E anche Seasoned Wolf. Ma pensavo Nai. Nai. E il cavallo mosca è contento. Grazie. Chi è il cavallo? Prego. Olè. Mannaggia il cavallo. Il cavallo mosca. Moscavallo, come lo chiama. Chi è che. Non mi ricordo più il nome. Prego, in piacere. Shushu. Shushu. No, 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 non è Shushu. Adesso mi sfugge il nome. Allora, Imperial Recruit, diventi un arciere. Vlandian, e lanciere, diventa Kuzet Spearman, veterano, penso. Ottimo. Vai. Anche se sono Kuzet, questi qui sono arcieri e lancieri, dunque sono forti, giusto? Sono già più resistenti di arciere a cavallo. Ma che bello. Allora, qui c'è una carovana vlandiana, vedo. Ma io più che altro, più che le carovane vlandiane, andrei adesso a prendere i Kuzet. Però, vabbè, visto che è nei paraggi, la vado ad attaccare. Venite qua. Venite qua. Adesso quello lì, Null, è prigioniero dell'impero. Sta andando poi verso l'impero, cioè verso i Kuzet questo. Dunque non è male. Ah, no, vieni qua tu. Anzi, vado da Varag, perché Varag è quello che mi serve. Sta cercando di reclutare, vedo. Quanti sono? Oddio. Sono 5. Sta attaccando una carovana questo esercito qui. Io però se gli attacco mi sa che vanno tutti contro di me questi. Ah, Kuzet, ho capito. E non so se questi qui saranno 500 soldati. Là dentro ci sono 700 al posto dei soliti 1200. Dunque saranno almeno 500 questi. Confermi? Direi. Facciamo passare un po' di tempo, osserviamo il combattimento. Null si è liberato, si è appena liberato. Allora. Prendili a sberlotti a mano aperta. Chi è Bolat? Ok. Bolat. Guarda, si è fermato. Questo chi è? Eupitor. Mi sembra che questo qui sia il capo. Controlliamo. Eulitor. Allora, Clans. Anzi no. Eulitor. Sotto eroe si trova Cerchiamo qua sotto la E. Arrivo subito. Certo. Va bene, vediamo un po' il clan. È Vasilops il leader, non è Eupitor. Dunque andrei a prendere uno di questi. Chi è questo? Voleos. Se trovo il capo clan della fiamma. Questo qui è un patrol. Ah, stanno votando per assegnare un castello. Allora. Anzi no, non è più.
Ah no, era una legge a quanto pare, ma è già passata. Qui c'è l'hack. Dai. Potrei chiedere all'hack di unirsi e andiamo ad affrontare quelli lì. Distanza, l'hack è qui vicino. Ok. Unisciti a noi. 300. Contro, penso saranno 500 questi. Bella Guzza, ben arrivato. Ah, siamo di più noi, benissimo. Proviamo però a chiedergli se vuole unirsi. Ah no, devo parlare con Deltisos. Ok. Allora, preparati a combattere. Preparatevi a passare dei guai. Oh, che occhi che ha. Guardate che occhi. Siamo troppo forti per voi. Dopo siete veramente nei guai. Attacco. Se è così, dopo provo a chiamare dei capitani e proviamo a prendere la città. Se vinciamo questa battaglia riesco a catturarli tutti. Perfetto. Allora, facciamo le tattiche però. Arcieri. Avanti. Fanteria. Presentato. Halt. Ops. Arm. Infantry, form a wall. Footmen, fire at will. Attack, hold arrows. Footmen. Cavalleria qua. Grande Guzza. Horse archers, forward. Arcieri. Movement. Fire at Fuoco volontà. Ho una domanda, Butto, forse tu mi sai rispondere. Sì. Perché gli Azerai sono stupidi? Come? Perché gli Azerai sono stupidi? Ma che ne so. Guarda gli shock troop. Hanno già fatto fuori uno. Gli shock troop sono veramente forti. Io te l'ho detto di farti un'armata. Almeno metà del tuo esercito deve essere solo shock troop. Non mi credi? Non ti dico di fare solo shock troop. No, Però esatto. una Guarda, buona metà. come si bombardano. Arcieri contro arcieri. Allora, arcieri a cavallo. All'attacco. Cavalleria all'attacco. Andatele a distrarre. Loro vedo che restano lì e non vanno. Dunque farei avanzare la fanteria a questo punto. Un po' più avanti. No, manda avanti solo gli arcieri. Ma gli arcieri sono già Poi, avanti. lì. Ti sono subito attaccata dietro. Come si avvicinano, metti gli arcieri dietro e fai caricare la fanteria e la cavalleria. E non ne perdi una di partita. Ok, ma adesso sono pochissimi, guardali, stanno già scappando, mi sembra. Allora, cara, chiama la carica generale. Sì. Ahia, mi hanno fatto malissimo. Però mi allontano, se no. Altro che Ma carica va, non ti generale. hanno fatto niente, hanno fatto male al cavallo. Sì, l'ho visto adesso in live. Ti hanno fatto un male boia. Sì, io me ne sto dietro adesso. Carica generale chiamata. Avanti, tutti quanti adesso andate avanti. Il moscavallo sta benissimo. Perché mangiano Scavallo. troppo. E dice. Guzza dice riguardo, perché mangiano troppo kebab. Per quello c'erano tutti su quella, con gli Vabbè. Azerai. Ma tutto sommato il kebab sai che è anche buono. Sì, esatto. Arcieri avanti. Bene, li ho fatti avanzare. Adesso la fanteria se ne sta qui davanti col muro di scudi. Ora che siamo avanzati, gli arcieri vanno. Io me ne sto dietro la fanteria. Gli arcieri se ne stanno qui e sparano a volontà. Guarda, hanno buttato giù uno di loro. Sì, hanno buttati fuori.
Vediamo un po' gli arcieri adesso. Come massacrano i nemici. Guarda, stanno scappando. Gli arcieri li stanno distruggendo. Basta, carica generale. Stanno scappando. E hanno paura degli arcieri. Gli arcieri li hanno veramente massacrati. E io devo stare indietro perché vado avanti alla carica. Brutto, mio brutto vizio, ragazzi. Ah, a Guzza piace più il sushi che il kebab. Che del kebab. Cos'è un incrocio tra il babà? È un incrocio tra il babà e il kebab. 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 Mamma mia, ragazzi. Che massacro. Zac, zac. Però quello lì lo vado ad attaccare. Vieni qua. Ah, ok, niente, si è allontanato. Quello lì che sta scappando lo vado a prendere io. Olè. Il suo scudo è rotolato via. Mamma mia, ragazzi. Che massacro. Stanno arrivando i rinforzi nemici. No. Ci sono molte perdite anche, vedo. Che mira! Ai 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 ai. Mi sa che non potrò andare ad assaltare la città così. Però diciamo, se passa una truppa nemica adesso, una truppa nemica dei Kuzate, mi sa che li vede così, mi sa che non ci pensa due volte ad attaccare. Gli faccio trovare il castello pronto. Olè. La carica generale l'ho già chiamata. Adesso stanno scappando loro. Olè. Che battaglia, ragazzi. Che battaglia. Questa è la musica della vittoria di Kuz, dei Sturgia. Mamma mia. Li abbiamo disturgiati. Perché Sturgia e Dis uniti diventano disturgiati. Disturgiamento. Io disturgo, tu disturghi, egli disturga, egli disturga. Noi disturgiamo, voi disturgiate, no. Essi disturgiano. Cosa no? Mi dica, professore. È la disturgione. Disturgione? È una disturgione totale. Eh già. La disturgione. Avanti. Yeah. Il moscavallo è contento come sempre. Mi dissocio da questa battuta. Ah, Guzza, ti devo far moderatore anche qua. Anche su Twitch. Giusto. Vai. Sì, sei mio prigioniero, Varag, brutto traditore. Tu eri dei nostri e sei passato col nemico. Vergognati. Sei fortunato che però non decapito nessuno. Stop, I yield. Brava, ti conviene. Un altro ancora, Voleos. Arrogo. Ma ragazzi, dopo le relazioni peggiorano. Un arciere Sturgia, fantastico. Palatin. I traditori, arrogo i traditori. Lo so, avreste anche ragione, però le relazioni peggiorano. Se deposito i prigionieri in prigione, dopo ricevo punti influenza e posso portare le armate meglio. Ah, bene, bene. Allora, arciere. Vlanian Crossbowman. Sturgian Warrior diventa Sturgian Soldier. Sturgian Recruit diventa Warrior.
Sturgeon Soldier, diventa Spearman. E tu diventi un Blandian Sharpshooter. Mamma mia. Ah, c'è posto. Quelli fanno male. Sì. Tutti dentro. Vi butto dentro. E adesso ne ho di truppe buone, eh. Ah, bene, bene. Qua adesso hanno 732 difensori. Più questi qui. Io andrei contro questi adesso. Gli vado da questa parte così li intercetto. Allora, dove credete di andare? Brutte mosche, senza offeso moscavallo, eh. Vai che magari i patrol li fermano. Eh no, sono scappati. Quello della mano. Però è un traditore questo, eh. Tornerei indietro adesso. Alla città. Stanno combattendo contro i patrol. Azerai e Battagna sono in guerra di nuovo. Mamma mia, quei due lì, nonostante sono lontani anni luce, combattono sempre contro. Esatto, l'ultima città Kuzeit. Però devo ridurli i capitani, se no è quasi impossibile portargliela via. Oh, buono, 504 di influenza. Chiamerei quasi quasi... Però siamo in guerra con i Blandi anche, se chiamo... Vediamo un po' quello più vicino. Un giorno chiamiamo Godun. E dopo così arriviamo a 400. Poi Svana, arriviamo a 500. Poi Svana, chi è Svana? Svendor, lui e lui. Così prendiamo... Ma Svendor vende tutto a metà prezzo. Esatto, Svendor perché svende. Venite qua. Qui ci sono 776 truppe. Ah, stanno assediando. L'impero sta assediando. Quasi quasi sarei tentato di lasciarle all'impero che si occupino della città. Sei d'accordo? Io andrei dai Vlandia più che altro. Tanto non posso dai fare... Vlandia vacci preparato. Sì sì, adesso vado. Infatti vado con l'esercito. Nel senso, ho già fatto un'armata. Sto facendo io un'armata proprio. Quanti di questi? Deltisos, questo qui è capo clan. Lo voglio prendere. Stai lontano, folle imperiale. È mio lui. Deltisos è mio. Brutto imperiale. Puh l'impero. Puh l'impero. Lascia l'impero perché puh, così beccano tutti i Kuzeit. Esatto, esatto. Guarda lì questi qui che vengono. Va nel ponte, vedo. Vabbè, vi inseguo anche tra capo e monti. Anche nelle terre Azerai, non me ne frega niente. No. Sai cosa? Non mi faccio coinvolgere. Aspetto che finiscano. Se no non posso farlo unire. Mi avvicino e lascio che finiscano. Bravi. E quelli lì non osano intervenire. Stavo inseguendo questo qui che è un capo fazione. Se lo fermo e gli parlo, lui potrebbe unirsi. Sì. Esatto, per quello. Adesso che qua... Magari aspetta, salva prima. Salva. Così nel caso se sbagli. Oppure se vuoi fare la totally random che non vuoi salvare. Principalmente no, ma facciamolo, dai. È andato un po' troppo in fretta. Ma adesso sei da solo però. Dove vuoi andare? Io non ti lascio scappare. Ah, i patrol se lo fermano però. Mi sa che adesso si becca i patrol. Oppure i banditi. Sì, esatto. No, devi stare attento, butta. Che nelle zone tipo del deserto, della montagna, quando c'è un lord con poche truppe, hanno un prigioniero perché sono velocissimi. Sia i banditi del deserto che quelli della montagna. Sì, non lo prenderò sono mai, vero? Sono esageratamente veloci. Eccolo qui, Deltisos. È qui fermo che sta guardando. Arrivano quelli dell'impero, che però sono contadini, non hanno intenzione di combattere. Non lo prenderò mai, esatto. Dunque,
questo punto, vabbè, non perdo tempo e vado dai Vlandia. Vado sul fronte a Lagheta. Ok, il nostro caro Buttaf, guardate com'è sorridente. Adesso ho fatto un'armata da 855 uomini e giustamente sorridente. Allora, Cyclan è ancora qui. Adesso viene assediata dall'impero. Sul fronte Vlandi, esatto. Allora, aumentiamo un po' la coesione. Al massimo, ok. Dan, scusate. Sì, ho appena fatto. Sta scendendo di 11 alla volta. Devo stare attento, sì. Vediamo un po' adesso. Andiamo in su, dove c'è il fronte. Passo un momento da una città, da Saneopa. E consegno i prigionieri, così guadagno altra influenza. Sempre che non scappino quegli schifosi. Edwin Orstief, ladro di cavalli. Velocità di crociera, 200 nodi. Benissimo. Buttaf è felicissimo. Però comincia a essere un po' vecchio anche lui. Comincia a invecchiare. Chissà cosa succede quando è troppo vecchio per combattere il personaggio. Te lo sai? Esplode. Passa da molti villaggi in modo che Lord possano riconciliarsi. Esatto. Andrei da Atrion, che appartiene a me. Che succede? Ok, niente. Piccolo caricamento. Andiamo nella mia città, del castello di Atrion. Ha 149 truppe di difesa. Allora, reclutiamo truppe imperiali. È solo una. Ah, forse perché le hanno reclutate i miei uomini. Rifocillarsi e prendere le truppe, sì. Esatto. Che praticamente ho sempre io il cibo di tutta l'armata. Così capita qua molte volte. Cos'è questo più 4 a proposito? Lo sapete? E altri bene, sì, concordo. Vediamo se comprano cibo, tutto il cibo. Allora, sì, sembrerebbe che hanno portato i prigionieri e tutto il resto. Mi pare puoi continuare con un figlio se ti muore il personaggio, ma non ne sono sicuro. Però il problema è che non sono riuscito a far sposare il mio personaggio. Allora. Ma io in questo momento ne ho due. Cos'è? Scegli tu quale usare? Come funziona? Keep, donate, prisoner. Allora, dove sono? C'è Varag qui che... Siete belli lontani dalle vostre terre. Gli altri lord mi sono scappati, a quanto pare. Questi li ho recluto. Recluto. Questo no. Questo sì che è perché è forte. Ok. Dove? Ok. C'è una truppa cammello. La prendo. Sei stato tu a farlo? Boh. Ah no, forse era la truppa cammello che l'ha fatto. Stato il... O forse no. Mamma mia. Non so se è vero. Che sì. Enigma. Veramente, ragazzi. Allora, non posso cambiare la cultura qua perché non è mia. Dunque, prendiamo cibo a questo punto. Sempre che non hanno comprato tutti i miei commilitoni. C'è pesce. Fantastico. Ah, ma troppo, 479, però va benissimo. Ok, andiamo al villaggio. Anche se qui ci sarà altro pesce, sicuro. Sì, infatti, pesce. Abbiamo 1116 di cibo. Siamo a posto. Andiamo sul fronte.
dai. Che ho voglia di combattere. Quanti anni ha il mio personaggio a proposito? Allora, Kingdom. Anzi no, Clan. Vediamo un po' Buttaf. Pera è già vecchiotta, come vedete. Pera sì. C'è anche i capelli bianchi forse. Sì. O no? Sì. Esatto, esatto. Cerchiamo Buttaf. Eccolo qui, 43 anni. Non è poi così vecchio come pensavo, considerando Litka. Che inizi che ce n'hai 30. Eh già, Litka. Guardate Litka come vecchia. Ha 60 anni. Minchia, davvero. Il più 4... Ah, scusa, dicevi del più 4? Ah, il più 4 è qua, guardate. E questo è il più 4 che intendevo. Cos'è il più 4? Quello che sto indicando, sopra la dichiarazione di pace tra Sturgeon e Kuzeit. Ah, perché è saggi, devi cancellarli quei messaggi lì. Premi sulla... Ops. Ok, intanto che va, allora, cancella i messaggi, cancelliamo. Quelli sono i report di quando fanno qualcosa. Eh già. Si accumulano altri avvisi. Sì, la pace tra impero. Ah, sono fermi qua. Allora, andiamo adesso dai sul fronte nemico, che c'è un mega combattimento che ci attende. Ah, la coesione. Ok. Andiamo, perché sennò la coesione scende qua. E ho 402 di coesione, dai, non è male. Tutto merito dei prigionieri. Non puoi più sposarti, o erro? Non lo so. No, non è vero, puoi farlo. Però se sbagli con una persona, basta. Ti basta sbagliare un dialogo e te la sei giocata. A meno che appunto c'è quella mod che dicevo oggi a Necron. Ti permette dopo un tot di giorni di riprovare a chiederglielo. E lo puoi praticamente fare all'infinito, nel senso. È un po' una stronzata perché... Ragazzi, adesso anche l'impero del sud con i Vlandia sono in guerra. Dunque Vlandia, il caro Red Earthard non si smentisce mai. È stato il Red Earthard a dichiarare guerra. Un classico. Sì, c'è un castello che vogliono dare. E non a me però. Dunque darei l'appoggio a lui con 50. Ok, così aumentiamo le... Aumentiamo e salita di tantissimo l'influenza con molti. Ci sono 45 looters, ragazzi. Dai, così potenziamo. Sì, sì, così potenziamo le truppe. Vieni qua, venite qua. Ok. Non ci prenderete mai, Vivi. Come fanno a essere così tanti questi looters? A dire la verità, vi abbiamo appena presi, Vivi. Allora, l'attacco, perché non voglio che facciano uccisioni. Esatto, li abbiamo appena presi vivi. Ah, Guzza, sai che abbiamo raggiunto quota 80 follower? Tondi, 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 come dice Borghese. Alla grande. Ah, devo cambiare arco, tra l'altro. A fine battaglia devo ricordarlo. Devi mantenere un esercito da 900 e che sprechi 50 influenza per appoggiare un tipo a caso. E sprechi 50 influenza, sì, esatto. Non era stata una grande mossa, però. Non avevo le relazioni altissime per quello. Yeah! Comunque incredibile, in questa campagna abbiamo rischiato noi di scomparire come Sturgeon. Invece ci siamo ripresi alla grande e adesso stiamo dominando il nord. Il nord, Solo il nord? E anche un po' di su, e anche un po' nelle terre sotto. Devi dominare il mondo. Lo domineremo a tempo debito. Si punta ai 100 ora. Non sarebbe male, però prima ai 90. Dai, siamo un po' modesti. Si punta al miliardo.
Mamma mia, quel Luthers è stato luterizzato. È stato? Luterizzato. Clip. Anche per questo è una clip. Luterizzato. Sei stato luterizzato. Moscavallo approved. Ma va quel paese la modestissimo. Allora faccio adesso un bel nitrito sulla roccia del moscavallo. Si punta al miliardo, Guzza. Mamma mia, il miliardo. Cos'è, dopo mi portano direttamente il golden button di YouTube. No, ti portano il golden button. Il golden cosa? Golden button. Il buco di culo. Ma dai. Puzza di naso. Un miliardo. Guzza di naso? Eh sì. Tu diventi palatine. Crossbow. Tu diventi patatine. Patatine, sì sì sì, esatto, è quello che dico sempre. Tu diventi patatine. Ah, non abbiamo quasi più reclute. Fantastico. Allora, legionario imperiale. Kuzait Archer. Sturgeon Archer. Arciere a cavallo, che è bello corazzato. Chosen Wolf. Sapling. Imperial Trainer. E tu diventi Kuzaid Hunter. Fantastico. Un bug. Cos'è questo bug? La truppa cammello. Javal. Mi ero dimenticato qualche zero. Sì, esatto. Ma sì, dai. Sono che vuoi che siano. Ma arrivano in fretta. Allora, ora che siamo qui vicino, direi di andare alla ghetta. Andiamoci a prendere prima la ghetta. Pencannock ha ancora dei battagna. Tra l'altro, battagna e Vlandia sono in guerra con tutti, a parte che forse anche con gli Azerai. Andiamo a controllare per sicurezza. Allora, torniamo sotto Home Kingdom. Vlandia. Il nostro caro Red Ertert, ancora come felice di vederti, Simo. Ma ciao, puzza di naso. Io la faccio. Allora, loro sono no, in guerra. In realtà lui è della campagna di Vivian. Eh sì. Allora, sono in guerra con i Battagna, Kuzaid, Impero del Sud, Sturgia e queste fazioni qui. Contro tutti a parte che gli Azerai. Se vanno in guerra anche con gli Azerai. Ah, l'arco, giusto, grazie mille. Eviterei, sì. Grazie per avermelo ricordato, perché c'è il bug. Batti bug. Ah, ne ho due di quegli archi che costano un rene. Andiamo. Un combattimento. Stai raidando. Bravo, bravo. Vieni qui adesso e combattiamo. Aiutiamo la città Battagna. Tu sei un uomo, una donna morte. Non so cosa sei. No, se sei donna ti porto da puzza di naso. Oppure dalla truppa a cammello, che ci pensano loro. Perché sarebbe troppo lontano dal resto del tuo dominio. Eh sì. Beh, vicino, sei vicino di Atma, perché no? E poi sarebbe lontano dall'impero soprattutto. Sì, sono forse una delle tipologie migliori di frecce. Quali? Le frecce che ho. Adesso il nome cos'è mi sfugge. Cos'è che sono le piercing? Non lo so. Però sono... Se sono le trafficenti, sono le migliori. Penso di sì. E le piercing sono le migliori. Adesso chiaramente in battaglia non le posso vedere le frecce che ho. Ah, comunque Franco, come ti sembra adesso? I messaggi li sto leggendo in tempo, oppure... Butta protettore dell'est. Anzi, del nord che dell'est. I messaggi li sto leggendo in tempo, oppure... Arrivano in ritardo ancora adesso le mie risposte. Così almeno miglioro. Vedo di lavorarci su, se nel caso contrario.
Mamma mia, cos'è? Un bagno di massa? Un pellegrinaggio nel fiume? Guardate, sono... No, che perché non le vesciche ai piedi. Guardate un po'. Ragazzi, vi siete messi le ciabatte? Se no vi prendete i funghi in piscina. Stop! The Game of Thrones. Ah, un Elefteroi. Elefteroi, sono forti? Sono... Nei mercenari. Zack! Olè! Moscavallo è sempre felice. Non sei te il problema, è la chat che ritarda. Comunque mi sembra che è più veloce. Va bene, bene. Sì, ho aggiustato un po' di impostazioni per quello. Perfetto, sì, e immagino che sia Twitch allora. Ma adesso che... Se l'affluenza diminuisce, dovrebbe anche calmarsi Twitch. E dovrebbe tornare alla sua solita qualità. Vale anche per YouTube e per tutti i social, immagino. E anche per Netflix e tutti i siti che sono stati presi dall'affluenza. Il kebabaro. You are my prisoner now. Siamo sui 20 secondi. Così tanto. Cavolo. Allora, queste truppe qui, anche se sono miliziane, le prenderei. Comunque sono truppe buone, diventano palestrieri mercenari poi quando sono forti. Allora, Sturgeon, Spearman. Silvid è diventato mio prigioniero. O mia prigioniera. Ah, conta meno perché non vedono subito il messaggio. Ah, ok. Andiamo. Siamo vicino proprio alle... Ah, quasi quasi posso reclutare truppe visto che li ho aiutati. Ok. Hanno ancora cibo tutti i miei... Ma che morti di fame. L'hanno preso tutto. Però ho 582 di cibo. Io da solo rifornisco metà guarnigione. Cioè metà esercito. Andiamo a nord adesso. Ah, la Gheta. Proviamo a prenderci la Gheta. O un qualche castello qui nei paraggi. Un po' più veloce magari. Ah, non sono riusciti a prendere il castello, quanto pare, gli imperiali. Perché è ancora dei Kuzeit. La città. Chaikand. Nella chat dello schermo, intendo. Ah, sì, quello dello schermo, sì, è normale che sia un po' in ritardo, ma... La chat di Twitch, invece... Quella dovrebbe essere a posto. Oh, carovana. Non ce la farò mai a prenderla. Ecco la Gheta, 325 truppe. Di cui molti sono miliziani. Andrei a provare a prenderla quasi quasi. Che ne dici? Quasi quasi, non è una brutta idea. Aumentiamo la coesione però al massimo. Vai così. Ok. Besiege. Esatto, io non li leggo dalla chat dello schermo, ma dalla chat di Twitch direttamente. Ho messo proprio per riuscire a rispondervi tutti in tempo. Costruiamo già Ariete, due torri. Sì, dai, facciamo due. Nel caso, se dovesse arrivare un esercito, poi... In quel caso lì... Fermo tutto. E vado ad attacco solo con la torre. E la Ariete. Freebooter. Freebooter, sì. Quelli che caricano i video senza citare la fonte. Ma perché così li vedono anche gli altri? Esatto, sì. Anche se adesso sto streamando solo su Twitch. Dunque, in ogni caso li vedete, ma... Mi piace comunque mostrarla nello schermo, dato che questo video qui, questa live qui diventerà video poi su YouTube. Almeno quelli che vedono il video capiscono con chi stavo parlando.
E non sembra. Perché sennò sembra che sto parlando con i fantasmi. 325. Andiamo all'assalto. Prendiamoci la gheta e non facciamola laghettare. Laggare. Siamo famosi. Esatto. Sì, esatto, siete famosi, ragazzi. A proposito, quanto saranno famosi di Maria De Filippi? Già, esatto, proprio quello. A proposito, quanto siamo di live adesso? Sono curioso. Ci vedranno. Vai, Guzza, anche su YouTube. Tu sei il mago delle clip. Il mago delle clip. Se trovi una scena bella, fai una mega mega clip. 2,50 euro? 2,50 euro. Bella madonna. Però ne abbiamo fatte tante di ore. Abbiamo mantenuto Presto. Anche una bella media. Grandi ragazzi, dai, che la affiliate si avvicina sempre di più. Vi vogliamo bene. Dice non... Ormai è diventato male. Mamma mia, guardate un po' le torri che avanzano. Torri gemelle. Se trovi gli Eleftheroi, picchiali. Perché? Nel senso, prendi un cavallo per i piedi e usalo per pestare quegli schifosi. Mamma mia, gli Eleftheroi. Guardate un po' che bello assedio, ragazzi. Due torri e un ariete. Sembra quasi un film. Wow. Cos'è, il Signore degli Anelli? Due torri, il Signore degli Anelli. Is this Minas Tirith? Le due torri e un ariete. Non dovrebbero. Non hanno catapulte, ma hanno due baliste, vedo. Vabbè, fa un po' schifo. Tutta colpa degli Eleftheroi. Tutta colpa dei freebooter. Un po' più in alto. Ho preso la barricata. Colpito. Ho ucciso l'arciere sulle mura. L'ho beccato sullo scudo. Grandi. Io modestamente con il mio canale YouTube sono famosissimo. Già. Ah ragazzi, se durante il giorno volete vedere sempre live di Bannerlord, vi consiglio di visitare il canale di Necron89, N3Cron89, che anche lui porta live di Bannerlord con i suoi grandi Vlandia. E anche puzza di naso, porta Vlandia. Anzi, adesso farà l'impero, da quello che ho capito. Per il momento non sto usando l'impero. Ma non credo di andare in live molto presto. Devo prima sistemare un paio di cose. Però ecco, vi consiglio di... Quindi mi limiterò a darti una mano. Però ecco, vi consiglio allora di followare il suo canale, così almeno saprete quando andrà in live. Verrà la notifica che poi... ai suoi personaggi che sono divertenti. Olè, preso in testa. O perlomeno su Bannerlord ancora no. Però vedo, magari si può organizzare qualcosa su Conqueror Blade. Sì, che carino come gioco Conqueror Blade. Necron 89, esatto. Così ricambio la pubblicità che mi ha fatto me. Dopo ragazzi, a fine live pensavo di andare a raidare qualche canale per portargli un po' di visibilità. Se volete, se volete unirvi, basta seguire il raid. Come lo, non è lo sprite per le zanzare, eh. Raid! Che facciamo piacere a qualche... Non è la sprite per le zanzare? La sprite. Quindi è una Coca-Cola. Oh no, i lanciatori di pietre. Mamma mia, mai visto come l'hanno lanciate? Ma l'hanno lanciate proprio sul pavimento, questi furboni qui. Ho finito le frecce, purtroppo. Guarda, lì sono sopra che non vedono l'ora di... di morire? Di lanciare le pietre. Buttano fuori le pietre. Ti mettono lì in coda. Dai, dai, vai avanti, che adesso tocca a te, dopo tocca a me. Fare che cosa? Morire! Guarda che...
Toc toc. Blandia. Chi è? Il Buttaf. Pensavo Shushu un cazzo. Sono Buttaf. Sono Tata Lucia. E che frutta vuoi? Vostro figlio si comporta male. Non rispetta le regole. Se non è troppo tardi mi unisco. Ah, ok, perfetto. Allora sì, penso. Adesso che ore sono? Le 8 e mezza. No, di mezzanotte? Vediamo, allora prima della 1 sicuramente. Mezzanotte e mezza, hai detto? No, mezzanotte punto, è 05. Ah, ok. Sicuramente prima della 1. Sì. Vedo se si tratta di un altro canale di Bannerlord, ancora meglio. Prima della 1, esatto. Olè, che poi sicuramente farà molto piacere. Ovviamente do la priorità ai canali di Bannerlord. Maledetto. Brutto. Ah, ce l'hanno su con me. Vai con lo scudo. Ah, hanno chiuso fuori le mie truppe, questi schifosi qui. Non mi fate paura. Ok, truppe, sapete cosa fare. Grandi ragazzi, siete 9. Non ci credo. Che bello. Sac. Si è abbassato. Venite qui, vigliacchi, tornate a combattere. Una reaction ai video di mio fratello. Ah, ok. Guardali come scappano. Stanno scappando i vigliacchi. Ma sì, dai. Poveretti, non hanno più niente adesso. Ah, ci sono ancora dei soldati sulle mura. Ripperoni. Ripperru. E ci entro anche con la lancia alzata. Mamma mia, lo stanno massacrando all'angolo. Guarda, te lo ricordi Ripperru? Quello di Crash... Crash Team Racing. Non proprio. Ah, ok, quanto pare c'è ancora qualcuno dentro quella torre. Per quello stanno andando tutti in massa. E non a caso ho detto Racing, anche se hai sbagliato. Eh sì, arrogo i traditori ai Blandia. Necron non approva, te lo dico già. Sicuramente non approva. Io. Vediamo un po' se là sopra c'è qualcuno. Fammi sparare, dai, voglio divertirmi un po' anch'io adesso. Lagga un pochino. Con la balista. Mi raccomando, butta, uccidi i tuoi uomini, eh. Sì, sì, sicuramente. Puh, la balista, puh. Distruggete la balista. Distruggete la balista. Esatto, questa è la mia torre invece. Olè, abbiamo vinto. La guerra è guerra. Abbiamo preso la città. Di Laghetta. Bene. Laghetta è nostra. Una città che ogni tanto lagga. Eh sì, lagga. Allora, abbiamo perso pochi uomini anche, eh. Allora, adesso questo qui diventerà un palatine. Anzi no, bucellare, dai. Bucellari. Che bel nome, bucellari. Che bel nome di culo. Mamma mia. Imperial Cataphract. Tu diventi uno spearman. Finisce tutto in cataphract. Il cagnolino di Butta ha trionfato, sì. Allora, il looter non li recluto. Blandian recruit, sì, però. Anche se sono il nemico adesso. Ma vabbè. 20 truppe, 20 looters, no, e looters no. Bushwalker, però sì. Ecco qua. Done.
Ma che belle armi. Allora, ecco, le frecce che ho sono le piercing, esatto, sono le piercing. E allora sì, sono le migliori. Ho speso un sacco di soldi per prenderle. Sì, cosa non botto. Ecco, adesso mi dice... stanno già facendo la votazione per prendere la... per, a chi dar la gheta. Io non ci sono, ovviamente. Che dici che venga finito? Ah, no, non sei nelle opzioni? No, mi astengo dunque. Del. Peccato veramente. Su Days. Ah, ok, l'ha andata su Days, quanto pare. 10 spettatori, grandi raga. Mamma mia, ecco, fatto come mi hai detto, Guzza, infatti. Grandissimi ragazzi. Era da un bel po' che non arrivavo a 10. La cifra tonda, 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 come dice... come dice Borghese. Cos'è? Logistic. Your kill logistic. Bella Andre il possente. Grande. Come va? Tutto bene? Ragazzi, se volete se volete vedere anche altri video di Bannerlord, anche Andre il possente li fa. Anche da lui durante la giornata li vedete. Cosa mi consigli di fare qui? Puzza di naso. Il Bloom che allora, dà. Vedo un po' sgramato. Vedo un po' sgranata dalla live. Dimmi i titoli. Allora, in Bloom aumenta la relationship. Okay. Relationship. Con. Relationship. Con il sesso opposto. Vabbè, la relazione. Ecco, okay. Il sesso opposto è il 20%. Niente, e l'altro invece lo aumenta con lo stesso sesso. Dipende da te. Quello è utile se ti vuoi sposare. Mettiamo, se invece dai. Vuoi avere. Esatto, se invece vuoi avere le relazioni alte con tutti gli altri vassalli, allora metti quello di quell'altro lì, young e rispettoso, cioè giovane e rispettoso. Che è. Mettiamo in Bloom. Magari in Bloom sì, serve unicamente per sposarti e basta. E vabbè, ci riproverò. Bella Andrea, bella Guzza. Ah, vi conoscete? E beh, Guzza è dappertutto. Allora, Guzza boh, è onnipresente. Ma cazzo fai? Insegnami, maestro. Mamma mia. Allora, adesso vediamo un po'. La ghetta non è mia. Ma vabbè. Andiamo adesso a provare a prendere Marunat. Oppure prendiamo questo castello qui che è vicino. Ecco, dai, andiamo a prendere Tractorae Castle. No, prima volta, saluto tutti. Prendi i marroni. Esatto, i marroni. Mamma mia. Allora, questi qui sono i patrol, eh. Andiamo verso Veron Castle. E proviamo a prendere questo. Così facciamo diventare... Anche se qui adesso il terreno Sturgia ha preso forma. Eccoci qua, Veron Castle. Assediamolo. Allora, tanto... Qui non hanno niente sopra le mura, però non ho voglia di spaccargliele. Farei una torre e un ariete. Andiamo. Guarda un po' questo qui, minaccioso, che mi segue. Che vuol provare a far qualcosa, ma... È lì... Che non riesce, non può fare niente. Come si può dire? Impotente, ecco. È ancora in demo, in bozza. Okay. Ma non appena sarà finito, impotente. Sarà molto figo. Aspetta, leggiamo. Oh, raga, vi interessa? Ho creato un nuovo forum dove ognuno può creare una storia o più storie. È ancora in demo. In demo bozza, ma non appena sarà finito, sarà molto figo. Me lo puoi scrivere in privato, che quasi quasi dopo vado a vedere. Ma una storia riguarda che cosa? Sempre di Bannerlord o di altro? No, perché potrei essere anche interessato. Ah, questi qui stanno provando a venire da me, ma non possono fare molto. Sono abbastanza impotenti. Ok, andrei all'assalto, visto che sta arrivando qua l'esercito. Puttana, non si dice impotente. Si dice penalmente disarmo. Penalmente penale disarmo. Intendo proprio quello infatti, lì.
E infatti era meglio se non postavi qua, perché c'è il bot che rompe le scatole. Quindi c'è la protezione contro i link per quello. Passamelo in privato, appunto, via messaggio privato. Oh, ma... Ah, perché gliel'ha bannato, aspetta. No, non è bannato, no. Gli ha dato l'avvertimento. Vabbè. Niente, niente. Ah, ok. Non c'è problema, tranquillo. Succede, anche a me è già successo una volta di aver postato il link in un'altra live. Benissimo. Avanti, tutte le vostre postazioni. Dov'è la torre d'assedio? Eccola là. Sei contento, eh? Ma sei... Cosa? Ti vedo molto allegro. Cosa? Oggi. Cazzo di giusto. Come? Quel rumore lì di prima, per il rumore di prima. Ah, vabbè. Ah, no, scusa, è che stavo uccidendo un porco in casa. Ma lol. Cosa? Io non ho detto niente. Vabbè, riesci a mandarmelo comunque per messaggio privato il link? Eventualmente ce l'hai il Discord di Buttus. Esatto. Lì puoi passarmelo. O nel mio, in quello di Bannerlord Italia sotto spam. Anzi, così almeno lo vedono anche loro, anche quelli di Bannerlord Italia. Grazie. E poi alla sera facciamo partite multiplayer e anche altre altri giochi del genere. Dunque, adesso vedo di beccare quegli arcieri. Perfetto. Così non danno fastidio alle mie truppe. Zack. Headshot. Mancato. Olè. Anche perché i balestrieri fanno piuttosto male. L'ariete si avvicina. Beccato, è morto. E beh, io sono furbo proprio a mettermi qui. Scendiamo dal cavallo, va. Uso il cavallo come barricata, il cavallo mosca. Maurizio? Maurizio, Andrea il possente, sei stato un vassallo dell'impero? Sì, Guzza, poi hai fatto il mio. Sono rimasto poco perché non mi faccio comandare molto facilmente. Esatto, diglielo. Diglielo che siamo spiriti liberi, siamo come manto della tempesta. Puh, l'impero, puh. Anzi, forza ragazzi. Spingere. Spingere. Voglio vedere quella porta a pezzi. Avanti di più. 405. 450 tutto da solo. Ah, allora sarei di tier 6, immagino. Ah, lì. Eccolo lì il buchino da dove sparano i sassi. È là sopra. Appena arrivano, ti sparo una freccia dove non dico io. Dai, dai. Pam, 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 pam. Mamma mia, spaccate e rompete tutto. Olè. Dalle 16 alle 18, poi dalle 20 alle chissà. Esatto. Mamma mia. Ah, sono già entrati gli altri da dietro. Che massacro. Io li sparo da dietro intanto. È passata la carovana di Guzza. Ciao Guzza. Ciao Guzza. Mamma mia, ma è un massacro questo. È un... Vabbè che è un castello e non una città, però li abbiamo distrutti veramente. Li abbiamo presi con una facilità impressionante. Tra poco i Vlandia, mi sa che se continuiamo così... Ah, il nemico sta scappando. George!
Sta andando a prendere il fuggitivo. Vabbè, pazienza, è lontano. Ok. A posto, andiamo. Vediamo qual è il prossimo castello ora. Solo 18 perdite. Di Nuola. Grande, ma sì, ma fai bene. Ci sta. Anzi, poi appunto, se vai nel Discord di Bannerlord Italia, poi ci sono altre persone di Bannerlord che giocano a Bannerlord e gli farà piacere conoscere cose nuove al riguardo. Allora, prendiamo queste truppe qui. Imperial Kit, Azerai Recruit, no. Magari le truppe di tier alto. Ok. I freebooter, quelli che non citano, che scaricano senza citare la fonte. Giusto? Simpaticoni. Eh sì, simpaticoni, sì. Questo lo posso reclutare dentro. Ok. E niente, prendiamo. Hanno 66 looter in prigione. I prigionieri Vlandia. Mamma mia, i freebooter. Adesso poi li posso promuovere, visto che ho il perk adatto. Speriamo che non sia buggato anche quello. Comunque puzza, un giorno dobbiamo giocare a Shogun 2. Dice. Io ce l'ho. Anch'io lo sto scaricando, ma solo perché è gratis. Generalmente quando vuoi. Gli strategici a turni non mi fanno impazzire. Preferisco gli strategici in tempo reale. Sì, per entrare, esatto, anche a me, però sarà divertente. Allora, per entrare su Bannerlord Italia c'è il link qua sotto. Praticamente c'è il banner qua sotto. Basta che lo clicchi e ti fa entrare. Ah, vogliono assediare un castello. Adesso vi sistemo io voi. Altro che assediare. Finite nelle segrete. Ma voi volete assediare che cosa? Caro Belgir. Anzi, sai cosa? Magari ti porto con me. Ok. Se non accetti sei un pazzo, te lo dico chiaramente. Successo. Tutta Rangval vuole morire. Già. 80. Ok, 84, però mi sa che non basta. Devo fare un critico qua. No, niente critico, dunque non accetta. Vabbè, mi dispiace. Sì, io con 300 uomini ho massacrato 1300 uomini perdendone 10. Si vede che avevi la tattica alta, il morale alto ed erano addestrate bene. Giusto? Ok, yield all fight. Ma noi, i miei uomini adesso sono belli addestrati comunque, non dovremmo perdere. Lui ha molte reclute sicuramente. Attack. Da livello 4 in su. E anche i miei sono messi molto bene. Ho fatto tante battaglie con loro adesso. Dai, la prossima volta, domani passo a vedere la tua live e vedo il tuo esercito mega potente. Ok, grande Lek Godun, che siete, anche se siete un po' vecchiotti. Footmen, forward! Infantry, make a shield wall! Allora, arcieri, visto che siete... Io gli arcieri li lascerei qua dietro, visto che c'è un po' di pendenza. Ci sta? Bowman, hold fire! Tanto non beccano la fanteria, c'è la pendenza qua. Arciere cavallo all'attacco. Perché si girano tutti? LOL. Adesso la cavalleria vi disturge tutti. La cavalleria vi disturge. Perché fuori di corre poi ci sono venuti i cali sotto i piedi. Sì, fa venire i cali sotto i piedi. La cavalleria, ma. Sai perché? Perché okay. Devono correre. Giratevi. Chi se ne frega se c'è la cavalleria.
Olè. Guarda la cavalleria nemica dov'è adesso. Li faccio avanzare tutti. Avanzate. Tutti quanti. Eccetto la cavalleria. La cavalleria. Mazza, sono proprio tanti. Ne 430 e 450, dipende dalle volte. Ah, scaricate le mod Realistic Battle. Beh, sarebbe bello, quasi quasi. Penso però a gioco finito a questo punto, perché molte mod mi hanno fatto crashare diverse volte. Olè. Ok, fanteria. Ah, questi sugli arcieri. Andate indietro. Anzi, va, combattete lì insieme alla fanteria, così almeno fate numero anche voi. Migliora lei di tutto. Quasi quasi la scaricherei. A me piacciono molto quelle che le mod migliorano l'AI, soprattutto in Age of Mythology. Mi ricordo che ne ho scaricata una che faceva, appena i nemici prendevano centro città, lo fortificavano con torri, mura e anche caserme. Ma non solo quelli, anche i mercati e tante altre cose. Ok. Fuoco volontà, arcieri. Ah, ok, sono questi arcieri, benissimo. Li farei avanzare un po', però. Carica generale. Age of Mythology, intanto su stream. Grande. Anche a me piace molto. Possiamo farci una partita una volta, se vuoi. Beh, anche puzza di naso ce l'ha. Quando volete. E poi se siamo in tanti possiamo fare una mega live di Age of Mythology. Minchia, tutti insieme. Ci vuole dentro anche Necro. Eh sì, sarebbe bello. E voi cosa volete? Un Lucano. No, il cavallo mosca non me lo toccate. Il moscavallo. Ci sta. Ah, l'ho capito adesso, per quei paraocchi di merda. Esatto, per i paraocchi, per quello sembra una mosca, non lo vedi? Vai, attaccate voi truppe, io sono stanco. Eh sì, anche a me lagga un po' l'online di Age of Mythology, devo dire. Ma anche Age of Empires 2 comunque. Definitive Edition. È fantastico, a me piace molto. Poi puzza di naso prende sempre gli unni. Ops. Scusa. Mi sa che ho ucciso un balestriere mio per errore. I balestrieri Blandia. Quello cosa vuole? Sergente. Via, via, via. Se no mi distruggono. Mi disturgono. Ho detto disturgiono. Carica generale, ho detto. Ma sta arrivando il resto. Stanno arrivando il resto delle truppe. E infatti vedo quante perdite mi stanno facendo avere loro comunque, anche se sono in netta inferiorità. Ecco qua. Mamma mia, ragazzi. Ah, ti dico, anche se io abito in Svizzera, una connessione buona, ogni tanto certi giochi fa fatica a supportarli online. Strano. Olè, l'hanno buttato giù. Lo ammetto, io gioco ad easy a Mountain Blade. Ma anch'io, anch'io sto giocando in easy. Però ti dico, non è che cambia molto. Ti dico, molte volte ho perso anche molti tornei, gli scontri, come in realistico.
Solamente che realistico prendi più danni e fai un po' più fatica a reclutare. Magari la prossima serie con Pro Impero la farò in realistico. Capisco. Sì, non aver la fibra. Neanch'io la fibra. Ho la 100 mega, però va abbastanza bene qua. Vado a 90 io. Io non ho la fibra. Io Fabri. Mamma mia. Allora, truppe battaglia. Battaglia scout. Fian, questo è forte, il Fian. Sturgeon veteran. Sturgeon hunter. Ok. A posto, mi dissocio. Mi dissocio. Butta. Dica. Mai Fian. Aia. Li reclutano a Roma. Perché? Perché li reclutano a Fiano Romano. Mamma mia. È 0,75 in up. Allora, voi diventate arcieri. Arciere. Balestriere. Crossbowman. Ok. Guzza si dissocia. Ma Guzza si dissocia sempre. Divertiti, ragazzo, ogni tanto. I giovani d'oggi. Dilla qualche stronzata. È troppe unità. Sì, ho visto. Devo buttare fuori qualcuno di tier basso. Ecco, tipo i Vlandian Recruit. Fuori. Imperial Recruit. Anche Vlandian Recruit. Non ci stanno, troppe truppe. Me ne manca una, devo togliere fuori. Vediamo un po' chi altro c'è di debole. Di tier 1 si intende. Ah, un'altra recluta. Fuori. Ah, non l'ho buttata fuori. Ecco qua, adesso sono abbastanza. Mi piace. Voto 10. C'è una qualche truppa forte. Sturgeon Art. Arce, sì, allora butto fuori anche gli altri. Fuori. E non c'è nessun'altra di tier 1. Allora fuori quelle di tier 2, come Bushwalker, che sono truppe bandite. E prendo Sturgeon Archer e Sturgeon Brigands. Ah, ce ne sono altre, ok. Faccio così, allora butto fuori ancora quelle di tier 2 e prendo questa di tier 3, che è meglio. I Big Twitcher è quasi impossibile integrarci. Come? Battute di merda. A parte devo dire che non sono molto amante delle live di Twitch, però almeno mi diverto con chi posso interagire. I Big Twitcher è quasi impossibile interagirci. Esatto, è quello che ci distingue. Noi possiamo farlo perché non abbiamo tantissimo pubblico, la chat mega intasata. Invece i mega Twitcher, sì, loro hanno la chat che va velocissima. Direi che quella è più una scelta umana. Cioè, non è una questione di... Se vuoi puoi farlo, non te ne frega un cazzo. Beh, chiaro. No, ma anche se a me una piace... cosa ti interessa farla, il modo lo trovi. Esatto, a me piace molto interagire con il pubblico. Poi io, questo è il mio pensiero, non è detto che sia la verità assoluta, ma io la vedo così. Che ne dici? Vado a prendere le terre qua sotto. Tutto quanto, butta. Tutto devi prendere. Tutto. Tu prendi tutto. Non solo tutte le terre. Anche tutti i mari. Ragazzi, siamo 11 spettatori grandi. Per il momento questo è il massimo che ho raggiunto finora. Dai, se arriviamo a 15, butta, prepara i biscottini per tutti. Esatto, biscotti. Lo so, ma ti diverti di più interagendo che giocando, da solo fregando. Esatto, concordo pienamente. È più bello. Io mi ricordo delle live quando non c'era pubblico, è stato noioso. E adesso, aspetta, aumento la coesione prima di tutto. No, ma lui non intende solo esserci o non esserci. Lui intende il fatto che magari ci sono 10.000 persone che ti guardano, però che leggere la chat eviti. Magari uno ti dice: ce la facciamo una partita insieme post live? No, perché sai, poi devo fare questo, mille impegni. Oh, come sono impegnato. Mamma mia.
Penso che il senso fosse quello. Anche Necron oggi ha avuto un bel po' di spettatori. Beh, infatti se li merita tutti. Yep. Ma è simpatico Necron, mi piace. Sì. Mi piace. Ma alla fine il bello di Bannerlord, di noi streamer di Bannerlord, che alla fine ci conosciamo un po' tutti. Arriva l'armata di Ingaler, mamma mia che paura ragazzi, sto tremando. E dov'è che finisce? In galera. In galera. No, ma comunque quello si chiama Inglater. Si chiama Inglater e se lo batti lui è una delle colonne portanti degli, dei Vlandia. Ah, infatti okay. È uno di quelli con cui devi parlare per fare la missione principale. Lui okay, è bello importante. Andiamo all'assalto adesso che sono pronte tutte. Ah, grande, va bene. E dai, porta un po' di pubblico su Bannerlord almeno, dai. Speriamo che aiuti questo gioco ad avere ancora un po' di più pubblico. Pochi giorni fa, dai. Buono. Non riuscivo a guardare le live di Butta. Perché? Perché non riuscivi a guardarle, Guzza? Perché facevo, finivo sempre in prigione? Finivo sempre catturato? Sono cose che capitano. E poi finivi sempre se viziato. Mamma mia. Ah, avevi un problema col computer? Butta fa schifo, le sue live fanno schifo direi. Ma lol. Hai ragione, fanno schifo. Tutto schermo nero. Io sono qui per i visual. Mamma mia, hai ragione. Fai bene, fai bene. Sappiatelo. Esatto, fai bene. E le visual le otterrai infatti. Il cammello, cos'è? Invece ecco, vi presento ragazzi il moscavallo, il cavallo mosca. Guardatelo che bello con che la è. E gli mancano solo le ali, ma per il resto è un cavallo mosca. Adesso mi mancano il e si chiama Maurizio. Maurizio si chiama, esatto. Ah, ma io pensavo che volevi anche Big Money, sono solo le visual e i follower. Vabbè, ti accontenti di poco, direi. I mosconi a cavallo, sì, bestemmia anche, magari. Mamma mia, il moscavallo. No, mi è venuta in mente una scena bellissima. Tipo tu che stai cavalcando, arriva un giavellotto contro il cavallo e si sente Mosconi che bestemmia. Mamma mia, ma se lo metto mi sa che il mio canale parte come un proiettile di catapulta, viene bannato all'istante. Forte sega, io lo farei, mi hai fatto un cazzo del ban. Non più che meritato, ma ne vale il ma direi. Farei un canale apposta, metterei quel video e allora lì sì che fa niente. Voglio essere famoso. Esatto, anch'io. Anch'io voglio essere famoso. Andiamo da Maria De Filippi a... Vorrei a diventare famoso. Su Twitch si può bestemmiare. Beh, se non ti reportano, sì. Da quello che ho sentito, solo se ti reportano viene bannato. Il cavallo che bestemmia quando carica. Magheo! Magheo! Mi dissocio. Come dice qualcuno, no dai, scherzo. Sei scemo. Guarda il Maseo. Ah sì, è vero, ma è già stato chi bannato. È il Maseo? Sì, quello che bestemmia sui video del collegio. Ho detto. Perché sono in... quando vedeva la gente ignorante bestemmiava. Mamma mia, il Maseo, certo che me lo ricordo. Sì. Ma chi è quel mona che mi tira le frecce urlando? Ma te dovresti vedere il gladiatore doppiato da Warband. Con le voci di Warband. Anzi, Simo, se vuoi passarlo a tutti. Oh, guardate che bel cosa? Bug. Oggi sì, dopo lo mando. Oggi abbiamo scoperto, ragazzi, la torcia fluttuante. Guardate che bella. Bellissima. Mamma mia.
Andiamo giù ad aiutare gli uomini. Sì, adesso prendo i sassi e glieli lancio. Vado sulla torre e sparo giù ai nemici. Ah no, non posso. C'è un tetto che mi ostacola. Basti tetti. No, qui non posso. Butta, non sai quanti bug ho trovato in giro, soprattutto con le mod. Esatto. Tantissimi. Beh, con le mod sono praticamente una cosa normale. Concordo, una tecnologia. Ah, però sto gioco ancora un bel po' buggato. È una tecnologia aliena, il faro fluttuante, sì. Esatto. E l'antenato di David Copperfield che li ha creati. Era Olè. Il Freestone di David Copperfield. Tu cosa vuoi fare, eh? Rip. C'è rimasto di sasso. Shushu. Qual è il tuo motto? No, quello lì è quello del cammello. Il tuo motto? Il motto Shushu, un cazzo. Esatto. Marchio di fabbrica sa di naso. Allora Shushu, cazzo. E che ore sono adesso? Mezzanotte e mezza. 41. È vero. Sì, adesso lo facciamo, dai. Che cosa? È che ho visto così tanti spettatori, allora ho detto, dai, andiamo avanti. Qui è tardi, dare gli accuri cari. Sì, tra poco lo facciamo, Guzza. Mamma mia, è la prima volta che vedo 11 spettatori, quasi. Per quello mi sono un po' lasciato. Ecco la torre d'assedio dove è finita. Ma sembra che l'abbiano bruciata. L'hanno fatta la griglia. Che sapore. Torre all'assedio la griglia. I nuovi sapori unici. Yeah. Approvati da Bastianic. Cos'è questo? Tu vuoi che muoia? Yeah. Vuoi che muoro? Le donne e i bambini davanti alle truppe come scudi umani, è il motto del mio clan. Beh, ci vuole più sale. Secondo me l'uso del sale non te l'hanno insegnato. Ah, quello è Barbieri. Imperial Archer. Chi? Barbieri. Quanta pubblicità, ragazzi. Kuzate Hunter. Comunque, ragazzi, se avete un buon esercito, spendete molto al mese. Okay, vabbè, quello è normale. Veteran o Keeper. Tu diventi Kuzate Horse Archer. Tu adesso mi diventi Kuzate Hunter. Kuzate Abyss. Tribal Warrior. Arciere a cavallo. Qui siamo al massimo con le truppe. Sono tutte quante di tier piuttosto alto. Però io butterei fuori adesso un arciere di livello 2 per prenderne uno di questo tier. Io sono arrivato a guadagnare 15.000 al mese nonostante l'esercito. Giusto. Ci sta. Mi piace. Voto 10. Diamo voto 10 al tuo esercito. Azerai Infantry dentro. Al giorno. Sì. Ma ti credo, non mi sorprende. Lo so che cosa puoi fare. Allora, altre truppe di tier 2. Qui c'è uno di... Ci sono i freebooter, quelli che caricano senza citare la fonte. Allora, chi posso buttare fuori? Ah, ho degli Sturgeon Warrior. Ma mi sa che c'è ancora posto. Sì, dunque non butto fuori nessuno. Allora, Imperial Kit, Imperial Infantry. Ce n'è uno di tier piuttosto alto. C'è uno Skirmisher. Poi Azerai Footman. Ma prendo l'Azerai Tribal piuttosto. E anche lo Skirmisher.
Ok, dai, prendiamo le ultime truppe. Azerite Yaut, guardate che bello che è in pigiama. Ah, troppi, ok. No, uno di meno. Tu, fuori. Vai. I prigionieri mi sa che non posso prenderli tutti, dunque prendo solo il crossbowman. Ah, benvenuto. Ciao, Sherry Tatsus. Benvenuto, benvenuta nel canale. Grande. Allora, chi posso buttare fuori? Looters. Via, i looters. Allora, butto fuori i Ma looters. tu ancora giri con i looter nell'esercito? Sì, come prigionieri. Blandia. Ma che schifo! Sì, veramente, guarda. Ok. Ah, qui posso fare Vivian. Vivian. Faccio così, promuovo questi balestrieri, che i balestrieri fanno sempre comodo. Ok, qui non ci sono truppe di livello alto. Karakuzeit. Blandian Knight lo prendo decisamente. Blandian Day. Blandian Day. Mamma mia, queste battute. Adesso Guzza si dissocia. Comunque, raga, buonanotte. Buona continuazione, mangiate sano. Non troppe botte prima di dormire, mi raccomando. Nessun problema, adesso andiamo a fare un bel raid. Aspetta, finisco di buttare fuori le truppe adesso. Di tir basso, tipo i Bushwalker. Via, fuori. Vi butto fuori. Allora, chi è che posso buttare fuori ancora? Ah, sì, questo qui. E siamo a posto, direi. Sì. Dai! Ok, dentro tutto, dentro, dentro. 4 ore di live, hai visto poi quanti spettatori Necron che ci sono? È arrivato anche Andre il possente. Ho preso, guarda, purtroppo sai, siamo in guerra con i Vlandi, con i tuoi amici Vlandi, li abbiamo preso. Allora, Gartor Castle, la Ghetta, e adesso guarda le palisturgia come si sono espansi, mamma mia. Vuoi che faccia una battaglia? D'accordo, non chiudo ancora allora. Faccio una battaglia e poi chiudo, dai. Bella necriosa. Ah, prima devo prendere il castello. Dai, fai una battaglia. Sì, una battaglia faccio, esatto. Come dice sempre Necron, i follower bisogna coccolarli. Allora, no, a me non me li danno i castelli. Allora, io mi astengo, signori. Ma che? No, no, c'è Necron, non voglio dire questo. Con un pubblico del genere è un peccato stancare. Sono perfettamente d'accordo. Mi dispiacerebbe staccare con così tanti follower. All'impero. Puh. E il bello è che questa è una registrazione. Ah, non posso portare i prigionieri. Allora andiamo. E non posso neanche portarli a Ortise, chiaramente, perché non è nostra. Allora andiamo velocemente alla Ghetta. E depositiamoli lì. Poi andiamo a prendere. Ma sai cosa? Quasi quasi li depositerei nella guarnigione di questo castello. Cosa? Dichiarazione di guerra, Sturge e Sud Empire. Allora, adesso siamo anche in guerra con l'impero perché forse ci hanno visto come minaccia. Ma non posso entrare nel castello, maledetti! Maledetti! Ah sì? Mi vado a prendere Ortisi allora, basta. Imperiali. Adesso Ortisia me la prendo io. 400 passa soldati? Me ne sbatto. E poi il pazzo era Red Herter. Esatto. Allora, Besiege. Come il gioco, Besiege. Costruiamo l'ariete. La torre d'assedio. Esatto, Necron. Ah, e anche l'altra torre. Necron, mi sa che comunque questo. Molti di loro erano. Gli spettatori qua presenti sono. Erano stati. Dichiarazione di pace tra Vlandi e Sturge. Ho fatto bene allora. Ok, non siamo più in guerra, Necron. Pace, pace. Dicevo che.
molti, sicuramente alcuni degli spettatori erano presenti alla tua live di oggi. E grazie alla tua pubblicità sono venuti qua. Grazie. Dai, 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 voglio festeggiare anch'io. Dichiarazione di pace, Impero del Sud e Vlandia. Hai visto che bello. Allora, adesso se prendiamo questa città possiamo mettere in ginocchio un po' l'impero. Perché lì andiamo praticamente dietro. Giusto, Simo? Esatto. Che succede a Saneopa? Ah, Saneopa, boh. Non ho capito bene. No, uno è scappato da Saneopa, un prigioniero, a quanto pare. Ah, non c'è Riguza. Chi è che c'è lì? Ah, uno sporco imperiale. Fatemi vedere un po' che punto è la torre. Ci siamo, all'attacco. Così facciamo contenta Sheriz Tatsus. Ho pronunciato bene il tuo nome? Ah, ci sono 600 truppe dentro. Non ti preoccupare, recuperi domani su War Thunder, esatto. Chéri dessus? Ecco, mi sa che l'hai detto bene adesso. Ah, puoi anche giocare. Beh, War Thunder è gratis da quello che so. Occhio alla coesione. Sì, ho visto. Ah, bene, l'ha detto bene, puzza di naso. Hai visto che... Ma a me mi dispiace staccare con così tanti spettatori, ragazzi. Vai avanti, butta. Sì, esatto, vado avanti. Poi vabbè, il ride ci sarà anche altre sere per farlo, non è un problema. Poi vabbè, lo faccio chiunque, chi può restare resta, chi vuole andare va. Non è un problema. Esatto. Al massimo Guzza lo farei un'altra sera. Che poi mi piace vedere la faccia degli altri streamer quando li porti... In teoria. Quando li porti 10. Sì. Mi piace vedere la faccia degli altri streamer quando li porti 10 spettatori. Streamer però non grandi. In teoria stavo chiacchierando prima con Nekka sulla D-Live. Sì. Che magari stasera finita la tua facevamo un assedio su Conqueror's Blade. Però mi sa che l'ora non è di quelle più propizie. E vabbè, c'è sempre domani il limite. Beh, domani sì, ti parlo di adesso. Che adesso mi sembra un po' il caso. Sto crollando. Sì, esatto. Ancora mi reggo in piedi, però. Le mie capacità mentali sono molto ridotte. Capisco. Olè. C'è la catapulta. Ah, ha preso in pieno un soldato. Per fortuna non ha preso la riete o la torre d'assedio. Mamma mia, l'impero adesso deve crollare. Quanti sono? I miei? Sì, lo so, i miei sono tanti. I miei Sturgia stanno distruggendo tutto. Leggi su, butta. Super. Ah, per puzza, ho provato a montare una catapulta su un aereo cinese. Cosa? Ha provato a montare una catapulta su un aereo cinese. Necron. Io montare le catapulta. Scusate per il menablion che ostacola la visuale. Però mena. Esatto, mena. Grazie per il follow. I'll take any stolen goods you have. The next move is yours. Pay your fine or I'll haul you away. Grazie per il follow, Dani e Scholz. Spero di aver pronunciato bene il nome. È arrivata la guardia di Oblivion. Stasera fa gli straordinari. Ciao, benvenuto. Allora, sono gli stessi di oggi. Grande. Che si pronuncia Danny Schull? Quella.
Eh sì, alla fine ci condividiamo gli spettatori. Olè. Headshot. Le torri sono arrivate. Anche l'ariete. Vai, sfondate tutto. Adesso freccio i soldati là sulle mura. Mancato. Ah, c'è un contadino, vedo. È l'amico di Guzza. Ma chi c'è lì? Stai fermo e ti faccio una bella fotografia. E anche tu. Ma guarda che come sei bello attraverso i fori della torre. Un po' meno quando mi fichi una freccia nel ginocchio. Un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Poi, chi è che tira i sassi? Non si fa, cattivi. Olè, freccia nel piede. La freccia se l'è presa in quel posto lì. Hanno aperto la porta, grandi. Vai, Dimenablion. Zack. Zack, questo qui è bello lungo di Dimenablion. 13 spettatori? Grazie ragazzi. Adesso di follow siamo a 80. Siamo a, mi sembra, 81, sì 81. La notte porta consiglio, gente. Sono perfettamente d'accordo. 13, mamma mia, è record questo. Olè, domani nevica, ragazzi. Intanto sto facendo, gli sto falciando questi qui come se fossero grano. Guttaf, il mietitore. Chissà quanti ne avrò falciati da solo. Il Menavion è OP, veramente. E non ho nessun... Penso che anche in modalità realistica gli farei tutti questi danni. Più che altro il danno subito che è più forte. L'IA è proprio idiota, esatto. Mamma mia. Ma quante gliene ho fatte fuori? Poi è bello lungo il mio Menablion, dunque posso stare anche distante. Truppe nuove. Mamma mia. Mi falcio come il grano. Ciao Guzza. Buonanotte. New record. Hai fatto la battuta. Esatto, puzza di naso, ha fatto la battuta. Mentre sto falciando leggo i messaggi. Cosa? Che battuta ho fatto? Ho fatto una battuta. Ho un lungo Menablion. Malavion. Ma guardate un po'. Che cazzo è un Malavion? Questo qui è Luthers. Mamma mia. Mi sto falciando, che piacere. C'è un catafratto anche. No, ma è assurdo. Talmente faccio... Guarda come li falcio. Solo alcuni si sono girati con lo scudo. Tu lo sai che se avevi quella mod lì che li pigli ti sarebbero morti tutti. Grazie Sherry Tetus per il follow. Ora siamo 82. Sherry de su. Ma sai che non ce l'ho attiva la mod del Menavion che li falcio, eh? Ma vedi che si ferma ogni volta che colpisco, si ferma, eh. Infatti non ce l'hai attiva quella. Se ce l'avrei attiva. È questo schifoso qui che mi sta balestrando. Butta, se l'avessi messa questo era di divertire. Sì, ma non ci sarebbe stato gusto. Lo dici tu, cazzo. Olè, crepate. Sono il butta mietitore. Butta mietitore. Arriviamo a 30. Ma te lo vedi che arriviamo a 30 spettatori? Ma chissà se posso già averla a questo punto quanto salirà la media. Comunque vi ringrazio tutti ragazzi. Grazie a voi la media si alzerà di un bel po'. Oh no. E sarebbe stato troppo bello continuare ad affettarli come non so cosa.
Guardali, guardali. Sarebbe stato troppo bello, però ho fatto un sacco di falciate mega. Facciamo andare un po' veloce il combattimento, dai. Olè. Macchina del tempo, aumentiamo la velocità. Modalità turbo. E ne hanno di soldati dentro, eh. Erano 400 e passa. Adesso però stanno. E c'è anche Godun che sta facendo anche lui un bel po' di uccisioni. Fermi un momento. Adesso comunque arrivano, ne arrivano altri, eh. E pian piano gli decimiamo tutti i soldati. Vediamo sulle mura come se la cavano. Ok, sono rimasti in pochi loro. In 99 in totale loro. 190 passa, ma senza togliendo i rinforzi. Ma lì c'è anche un catafratto. Catafratto che combatte contro la sua gente. E speriamo, dai. Ero già a 2,62. Poi con poi appunto con la, con la media di oggi. Mamma mia. Ecco, stanno scappando praticamente loro. Adesso dunque significa che moriranno presto. Alcuni scappano. Bene, 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 bene. Ciao Sherry Tat. Ciao Sherry. Stacchi? Stacchi Sherry? Buonanotte. E spero che ti sia piaciuto questo assedio. Conquistato una città imperiale, visto? Shushu! Olè! Ok. Non c'è più nessuno, ragazzi. Andiamo un po' in fretta. Ecco fatto. Città conquistata. 220 perdite, eh? Io 14. Loro 346. Esatto. Mamma mia. Vai. Quanti promozioni. Balestriere, Sturgeon Soldier e Balestriere Vlandia. Catafratto. Shock Troop. Eccole qui le mie truppe preferite. Shock Troop. Sono fortissimissime. Mamma mia. Allora, Imperial Veteran Archer. Qui c'è posto ancora per penso per queste truppe qui. Battalion Clan Warrior. Occhio perché se siamo scesi ad 8. Occhio perché se crollano di botto anche la media ti scende. Sì, esatto, esatto. Però comunque è già bella alta. Ma penso che comunque tra poco stacco. E vado a fare un raid a qualcuno. Anche se qualcuno non può. Vabbè, fa sempre piacere. Ricordi di lasciare nei prigionieri nelle segrete della città. Sì. Anche se devo aspettare che la diano a qualcuno. Adesso te ti prendo dentro. Vlandia Levi Crossbowman. Poi quelli di tier un po' più alti mi servono, eh. Tipo Karakuzate, che è tipo una truppa mercenaria. Billman. È forte, Billman. E basta. Quanto siamo i soldati? Direi che ci siamo. Dentro
A parte i looters, 51 prigionieri. No, prendo solo quelli di tir alto. Allora, poi dopo prendo anche milizia veteran e crossbowmen. Tutti gli altri di tutti gli altri li lascio qua. Anzi, prendo laserai. Carovana, la carovana la prendo. E via, a posto. Prendiamo tutto. Deposito i prigionieri adesso. Ah, ecco, già stanno votando per dare la città. Che bello, Ortisia abbiamo preso. E adesso diamo un'occhiata alla mappa prima di tutto. Ortisia è nostra, poi... Ah, devo aspettare qua. Abbiamo tutto il regno del nord. Questa bella fetta qui abbiamo. Poi abbiamo anche Laghetta e Ortisia. Mi piace. Voto 10. Andiamo sotto Kingdom che stanno facendo la votazione. Ok, Ortisia. Non la vogliono dare a me ancora. Dunque mi astengo. Ok, l'è andata al... A quello dei... Al kebabaro. Adesso può fare kebab senza cipolla. Con salsa piccante. Ah, la coesione, tra l'altro, aumento. Ok, adesso andiamo nel, dai prigionieri. Vediamo i prigionieri. Doniamoli. Ah, ce n'è un'altra dell'impero in prigione. Allora, prigionieri importanti. Io quasi quasi li darei... Ah, posso reclutare Blandia Footman. Però siamo messi bene, dunque do via tutto quanto. Ok. Così aumenta la coesione di brutto. Gli fai il lavoro sporco. E questa è la gratitudine, esatto. Allora ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Adesso vado a fare un raid a qualcuno. Se vuole seguirmi basta che cliccate su raid. D'accordo. Allora, prima di tutto salvo. Faccio salvataggio. Yes. Ok, guarda, do la priorità. Allora, col raid darò la priorità ai video di Bannerlord, alle live di Bannerlord, prima di tutto. D'accordo. Grazie mille per la visione, ragazzi. Ciao a tutti e a domani. Vai con raid, sì.